L'idea di partenza è quella di raccontare una sorta di controcampo rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Di solito da anni, ormai diciamo decenni, vediamo barconi che arrivano sul Mediterraneo, a volte li salvano, a volte no, c'è la rituale conta dei vivi e dei morti, e col tempo ci si abitua a immaginare queste persone come numeri. E si perde di vista il fatto che dietro ci sta un mondo, c'è una famiglia, ci sono dei sogni, ci sono tanti desideri. E l'idea appunto è quella di mettere la macchina presa dal lato opposto, cioè dall'Africa, puntarla dall'Africa verso l'Europa, quindi per raccontare il loro viaggio. E soprattutto viverlo insieme a loro, dal loro punto di vista, cercando di dare una forma visiva a tutta quella parte di viaggio che qualcuno conosce, qualcuno no, ma che di solito in Occidente non ha una forma visiva. Ecco, quindi tutta quella parte legata al viaggio attraverso l'Africa, penso al deserto, i campi di detenzione in Libia e poi la prima parte del viaggio in mare. È un film che racconta una forma di migrazione, soprattutto fatta di giovani, perché credo sia importante dire che ci sono tante forme di migrazione, ci sono persone che migrano per conflitti, per guerre, per cambiamenti climatici, per disperazione assoluta. E poi c'è una forma di migrazione di cui si parla meno, che è legata ai giovani. Sappiamo che il 70% dei giovani in Africa il 70% della popolazione sono giovani e tra questi milioni di giovani ci sta chi vuole, cerca e rischia ed è disposto a rischiare la vita per cercare un futuro migliore, ma scappando non da una povertà assoluta, da una povertà spesso dignitosa, ma alla ricerca del coronamento di un sogno per poter magari arrivare in un paese come l'Europa e realizzarsi lavorativamente e poi aiutare la propria famiglia in Africa. Questo, secondo me, è un tema che mette in luce una profonda ingiustizia che si muove su un piano, diciamo, etico, più alto e che riguarda il fatto che molti di questi ragazzi non sanno dare una risposta al perché dei loro coetanei possono andare in vacanza nei loro paesi, spesso parlando anche la stessa lingua. E loro per poter andare in Europa o in Occidente sono costretti ad affrontare dei pericoli spesso mortali e fare dei viaggi di morte. Questa è una risposta su cui si centra e si muove il film che abbiamo fatto ed è proprio appunto quello di raccontare il loro viaggio, e ci tengo a dire epico, perché è uno dei rari casi in cui si può usare questa parola epica, perché loro sono i portatori. Gli unici portatori di un'epica contemporanea, questo viaggio avventuroso, questa odissea omerica, raccontando tutti gli stati d'animo che vivono i nostri protagonisti nei momenti di euforia, in cui hanno la sensazione di essere un passo dalla meta, e momenti di disperazione. Questa avventura, questo racconto è quello che mi ha spinto a fare io capitano, cioè cercare di raccontare tutta quella parte di viaggio che di solito noi non conosciamo. Poi il film si ferma, come avete visto, nel momento in cui loro avvistano l'Italia. Dopodiché si aprirebbe un altro discorso, un altro dibattito, un altro film che non so se avrò mai intenzione di fare, ma che comunque può essere materiale molto interessante per il lavoro di qualche altro mio collega. Il lavoro di sceneggiatura che abbiamo fatto insieme a Massimo Gaudioso, Andrea Tagliaferri e Massimo Ceccherini è un lavoro che si muove intanto partendo da un grande lavoro di documentazione, poi abbiamo avuto la possibilità di lavorare con dei ragazzi che avevano vissuto realmente quell'esperienza di viaggio. Sono circa tre o quattro che alla fine abbiamo scelto e uno dei principali autori che ci ha aiutato molto, soprattutto in tutta la prima parte del film, quindi la dinamica tra i due cugini, uno che vuole partire, l'altro che non vuole partire, andare a chiedere il consenso
agli antenati nel cimitero e poi la partenza, diciamo, quello è accanto a me, è Mamadou, quindi lui potrà poi dire la sua... noi siamo rimasti fedeli il più possibile a questi racconti e abbiamo cercato in certi momenti di dare, come si dice, oltre a raccontare un viaggio che attraversava l'Africa, quindi da un punto di vista geografico, no? Una sorta di road movie, ci tenevamo anche a fare un viaggio di formazione in cui si potesse raccontare questo viaggio anche dal punto di vista più interiore, dall'anima di questi ragazzi, con i vari momenti di entusiasmo, momenti di sconforto, di paura, di orrore. Sicuramente i due sogni che abbiamo inserito aiutano a raccontare questa parte qua, cioè aiutano a raccontare la parte interiore del protagonista con i suoi sensi di colpa, nel caso specifico prima rispetto alla donna che non riesce a salvare e poi nei confronti della madre che ha tradito. E quindi servono a dare al personaggio una maggiore profondità, a nostro avviso. E poi il film si muove, diciamo, naturalmente su un piano più, diciamo, più di realismo, che in qualche modo mi rimanda a, per certi versi, a Gomorra, e su un piano secondo me anche più fiabesco, più di astrazione fantastica, che mi rimanda all'ultimo film che ho fatto, Pinocchio, anche perché abbiamo ritrovato nella lavorazione di O Capitano tantissime assonanze con Pinocchio, ma proprio come tematica, cioè in fondo anche il racconto di Collodi si muove partendo da un burattino, in quel caso lì che è puro, ingenuo, e che disobbedendo al padre, tradendo il padre, inseguendo il paese dei balocchi, si ritrova a contatto con un mondo estremamente violento e pericoloso. Nel caso di O Capitano, Seydou con il cugino partono sapendo dei pericoli, ma in realtà con un'ingenuità, con una purezza che mi ha ricordato spesso il candore di Pinocchio, e poi si ritrovano ad affrontare pericoli spesso mortali e in un viaggio di formazione, quindi partono in un modo e poi arriveranno in un altro. Però penso sarebbe interessante sentire anche quanto di vero c'è dal punto di vista di Mamadou, se sei d'accordo. Sì. Vai. Grazie, salve a tutti. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutta la distribuzione, anche Garoni, che oggi con Io Capitano racconta una realtà che in primis l'ho vissuta come viaggio di io con mio cugino, ovviamente la voglia di scoprire l'Europa, la voglia di scoprire una realtà che si racconta, si vede anche nelle televisioni, che è l'Europa, paesi belli, diritti, accesso al diritto, accesso alla scuola gratis, quindi cugini, una realtà in cui, sapevando dei rischi che la gente ne parlava, la televisione ci fa vedere che le persone muoiono sul deserto, abbracciamo, decidiamo di parlare con un reduce che in questo film di Io Capitano, perché per fare questo viaggio lo sappiamo che è un viaggio di morte, quindi bisogna prepararsi in conseguenza, quindi da noi ci affidiamo al nostro reduce, che di solito anche si chiama anche marabù nel nostro linguaggio, che ti prepara psicologicamente di non avere paura di affrontare questo viaggio, e facciamo tutto questo sacrificio di apparire sul cimitero per parlare con i nostri anime, i nostri antenati, e così abbiamo, come si dice in una parte dell'Italia, il cazzino di fare questo viaggio. Quindi è un viaggio che noi 15 anni fa, io ovviamente oggi ho 40 anni, avevo una ventina d'anni con il mio cugino, partiamo con questo viaggio di scoperta per arrivare costa che costa in Europa. Durante il viaggio incontriamo delle persone che dicono che, ragazzi, non è un gioco da bambino, non vi consigliamo di farlo perché abbiamo visto delle persone morire. Passiamo delle giornate a pensare, poi decidiamo di fare questo viaggio. Quindi questo viaggio
viene raccontato veramente in primis io che l'ho vissuta, ho fatto tutto questo tragitto verso la Libia. E lei ha fatto una domanda prima che, dicendo che questo film li farà vedere i giovani dell'Africa e che cosa ne penseranno. Io credo che questo film in tutti ambi i lati, sia l'Europa sia in Africa, anche noi avere la consapevolezza che ovviamente l'Europa non è quello che crediamo, da noi in primis costruire il nostro paese, rimanere nel nostro paese, amare la nostra terra, ma nello stesso tempo una riflessione profonda all'Europa, non soltanto all'Italia, di, in questo film si vedrà, chi lo vedrà, ovviamente vi auguro oggi pomeriggio, chi passa per la Libia e chi passa per la Tunisia, che non ci sarà mai i diritti dell'uomo. Quindi questo film mette alla luce di quanto sofferenza abbiamo sofferto e continuiamo a soffrire. Quindi è un film in cui Matteo è stato coraggioso a stigmatizzare tutto quello che abbiamo vissuto e che oggi viviamo. Quindi anche nella parte dell'Europa capire che c'è un modo per contrastare i traffici di esseri umani, dare la possibilità di poter avere un visto per viaggiare liberamente, come potete anche viaggiare in Europa, chi va in Africa possa viaggiare tranquillamente, che anche il nostro governo ci dia questa possibilità. Quindi ambi i lati è un film di riflessione sia per il nostro continente africano, ma nello stesso tempo per il continente europeo, di non dare soldi alla Libia sia alla Tunisia, perché non saranno mai paesi sicuri. Quindi io in primis ho fatto la prigione, come si vede nel film, l'ho vissuta in primis in prima persona, e auspica che, perché questo film, non te l'ho ancora detto, mi fa rivivere la mia gioventù di 15 anni fa. Quindi è un'emozione che avevo dimenticato, che oggi mi ha trascinato ancora di fare questo film. Quindi veramente è un film che parla non soltanto della mia storia, della storia di ognuno di noi, ma anche di tutti gli immigrati che hanno avuto a fare a questo viaggio, che racconta una realtà, un dato di fatto, che bisogna dare un occhio a questo fenomeno. Quindi veramente ringrazio Matteo anche con la distribuzione di aver messo questo impegno, a livello che anche da noi in Africa vediamo il film, anche nello stesso tempo l'Europa prende le sue responsabilità per non aggirare dando soldi alla Libia, ma come diceva il presidente Mattarella, ci sta la possibilità di dare canali di ingresso sicuri, così evitiamo le persone che muoiono ogni giorno, evitiamo anche un modo di contrastare e lottare contro le persone che fa questo traffico di esseri umani. Lui vive a Caserta, e fa il mediatore culturale, no? E poi è tornato alla fine del montaggio, quando abbiamo fatto le riprese e montato il film. Alla fine del montaggio, diciamo, le prime proiezioni che abbiamo fatto, le abbiamo fatte per chi in realtà aveva vissuto quell'esperienza, per cercare di capire attraverso il loro sguardo se quello che avevamo fatto in qualche modo aveva una verità. E loro, per me, è stato il primo pubblico a cui mi sono rivolto, proprio loro che avevano vissuto questa esperienza. Salve a tutti. Voyage bi si changé na ma tellement, et aussi tax na ma xam lo xamanteni xam mako won, et djel na ci expérience bu bari, et xam na ci aussi tamit l'immigration di dac ci yone bi et tout, tu vois. E questo film, salve a tutti, questo film lui ha veramente vissuto sapendo quello che stanno approvando, quello che hanno fatto l'immigrazione clandestino. Quindi questa cosa l'ha fatto crescere in animamente. Ciao. Ecco. So, film bi changé na trop parce que genre tax na ma xam que ni
il y a des gens qui souffrent vraiment parce que t'as dit taxna ma xamni vraiment que ni amna ño xamanteni pour réaliser sen rêve tax jarana len ñu def lu nekk taxna tamit ma xam genre c'est quoi la vie pas la vie en général mais genre ma xam as new si aduna quoi donc xamna ni amna ñu bari ño xamanteni ñu souffrir amna ño xamanteni sen rêve pour réaliser ko jarna len lu nekk donc film bi il a beaucoup changé pour moi des choses positivement mais pas négatif vraiment. Questo film l'ha cambiato molto in positivo, vedendo la sofferenza che fanno gli immigrati per attraversare, fare questo viaggio, quindi l'ha visto molto, l'ha vissuto questa emozione, quindi ha cambiato anche in lui la sua visione di vedere i ragazzi, i sacrifici che fanno, le sofferenze che fanno per attraversare queste strade, questo viaggio, insomma. Abbiamo girato il deserto in Marocco e la Libia l'abbiamo ricostruita a Casablanca e poi il mare l'abbiamo girato davanti a Marsala e quindi devo dire che loro in questo caso mi viene in mente una cosa che loro giravano il film senza sapere come sarebbe andata a finire la loro storia, cioè la sceneggiatura non gliel'ho mai data, quindi loro vivevano questa avventura senza sapere come sarebbe andata a finire. E avevamo l'abitudine di noi abbiamo scritto la sceneggiatura in italiano tradotta in francese e poi gliela dicevamo oralmente, Jamie gliela diceva oralmente giorno per giorno, proprio come una sorta di cantastorie che ogni giorno c'era un'avventura. E loro non avevano mai lasciato il Senegal, quindi in qualche modo hanno fatto questo viaggio anche con la curiosità di scoprire poi l'Occidente, l'Europa, l'Italia. E quindi hanno fatto questo film sempre con questa tensione negli occhi. Le ultime due settimane siamo arrivati in Sicilia, sono arrivati loro in Italia prima dei personaggi. Quindi durante il giorno stavano in albergo, in piscina, giocavano, erano rilassati. E quindi ho avuto un problema proprio nell'intensità della loro recitazione, perché sono arrivati prima dei personaggi, ecco. E poi abbiamo trovato il modo di ritrovare la giusta concentrazione. Mestiere, faccio il regista, quindi racconto delle storie e posso parlare di quelle che sono le storie che ho raccontato, perché sono storie che ho vissuto attraverso gli sguardi dei ragazzi che hanno lavorato con me. E non so bene, non è mio, diciamo, non ho approfondito l'aspetto politico legato all'Unione Europea e a quello che potrebbero fare o non fare, quindi preferisco non è mia abitudine, diciamo, parlare di cose che non conosco in maniera approfondita. Quello che racconto fondamentalmente è un viaggio che ha a che vedere con un archetipo, che è quello da sempre del viaggio di chi parte da un paese più povero per andare verso uno più ricco, quindi poi noi siamo, diciamo, in questo senso siamo da italiani, siamo un popolo di migranti, quindi in qualche modo parlo di loro, parlo di noi e quindi penso che sia un film che si muove su un piano più universale e tocca dei temi che sono universali e un problema e affronta un problema che è estremamente complesso, che non credo si risolverà facilmente nei prossimi anni.